Sì, Antonio, le notizie di questa sera. Andiamo sul sito dell'ANSA. In primo piano l'alluvione in Emilia-Romagna, fisco e ricostruzione. In arrivo 100 milioni, oltre 3.000 gli edifici colpiti nelle Ravennate. Domani in Consiglio dei Ministri le prime misure del governo. In arrivo norme anche per fermare i mutui e consentire la rateizzazione nel primo decreto per l'emergenza. Verso l'esonero del servizio per gli statali, scuole riaperte a Forlì e Cesena, mentre criticità nel Ravennate. Ancora tante le situazioni di difficoltà per cittadini e amministrazioni che lavorano senza sosta. Sul sito di Sky TG24 il crollo del ponte Morandi, dichiarazioni shock dell'ex amministratore delegato Mion, che ha detto nel 2010 seppi che era a rischio ma non dissi nulla. Emerse che la struttura aveva un difetto originario di progettazione che era a rischio collasso. Mi preoccupai ma non feci nulla, ha aggiunto l'ex amministratore delegato di Edizione Holding durante il processo. Sul sito della Stampa invece il conflitto russo-ucraino, i partigiani russi dell'opposizione a Putin entrano con mezzi militari nella regione di Belgorod, colpito anche un asilo. Mosca attiva il regime antiterrorismo. Secondo la difesa ucraina si tratta del Russian Volunteer Corps e della legione Freedom of Russia. Bombe sulla città di Graivor, 8 i feriti. Sul sito della Repubblica invece la Juventus, il processo plusvalenze, chiesti 11 punti di penalizzazione. Alle 10.06 la corte presieduta da Ida Raiola ha aperto la discussione nell'aula virtuale. Se fosse accolta, il club bianconero scenderebbe a quota 58 punti, al settimo posto dietro la Roma. Antonio, queste erano le notizie di oggi.